Non mi sono mai vergognata della mia diagnosi perché è stata la prima volta nella quale ho avuto la sensazione di poter fare qualcosa per stare meglio, perché ero io. E finalmente di tante cose che non sapevo, una la sapevo e sapevo che ci stavo lavorando. Sono Federica e sono uscita dal disturbo borderline di personalità nel 2013. Il disturbo borderline di personalità, secondo me, è caratterizzato da tre fattori. Il primo è la paura dell'abbandono, che porta la persona a cercare di evitarlo in tutti i modi possibili, abbandono reale o immaginario che sia. Il secondo è il senso di vuoto, che si attiva proprio nel momento in cui si è soli e che quindi porta a cercare di evitare quell'abbandono di cui parlavo prima. E il terzo è quello che io chiamo il senso del vago. E cioè un'identità talmente tanto frammentata da non permettere alla persona di definire in maniera chiara i contorni né di chi è né di ciò che sta vivendo. Bisogna immaginare un bambino piccolo che inizia a provare una serie di emozioni per la prima volta e non è ancora in grado di avere realmente a che fare, dialogare con queste emozioni. L'unico problema è che quando ti diagnosticano un disturbo borderline, tu sei già un adulto e quindi nessuno si aspetta che tu possa non essere in grado di gestire questo tipo di sensazione. I sintomi del disturbo borderline possono variare da persona a persona. C'è chi può sperimentare maggiormente attacchi di panico o di ansia, chi sviluppare un disturbo del comportamento alimentare. In generale è un disturbo che viene spesso riscontrato in comorbidità con qualcos'altro, quindi si può avere una doppia diagnosi, per esempio si può abusare di alcol, droghe o anche di farmaci, avere sesso promiscuo, correre con la macchina, avere comportamenti descritti come pericolosi tendenzialmente. Tra questi c'è anche l'autolesionismo. Quando mi hanno diagnosticato il disturbo borderline non sapevo cosa fosse e partivo molto scoraggiata perché ogni volta che avevo chiesto spiegazioni sul perché stessi così male mi è sempre stata data la risposta del hai l'ansia, hai attacchi di panico, hai ansia, hai attacchi di panico e quello lo sapevo già. Per me la diagnosi è stata estremamente liberatoria e mi sono sentita capita come non mi era mai successo prima. Avevano descritto esattamente quello che succedeva nella mia testa. Da un disturbo borderline si può guarire, perché a me è successo, il percorso è stato lungo. È stato faticoso, non voglio far passare il messaggio che sia una passeggiata. Andavo in day hospital 2 o 3 volte a settimana, ci rimanevo anche 3 o 4 ore, facevamo sia terapia individuale che terapia di gruppo. Quindi avere la possibilità di rispecchiarmi in quello che raccontavano le compagne, esattamente come loro facevano con me, e quindi rendermi conto di quali erano le mie dinamiche quando affrontavo certi tipi di situazioni, quella secondo me è stata la chiave di volta perché i problemi di salute mentale o comunque il malessere psicologico tendono ad essere situazioni che si vivono individualmente, personalmente, nella solitudine, nell'ombra. Chi soffre di disturbo borderline ha un'identità estremamente frammentata e quindi in realtà non sa bene chi è e d'altro canto si giudica terribilmente per il fatto di non avere le idee chiare su se stesso. E quindi nel momento in cui si ha a che fare con una persona di questo tipo, bisognerebbe riuscire ad avere la lucidità di accorgersi che certi comportamenti sono la ricerca di stare bene, né di creare problemi, né di stare male. I luoghi comuni sul disturbo borderline in realtà sono tanti. C'è ancora quest'idea che le malattie mentali siano un qualcosa sul quale, cambiando un po' modo di pensare, si possa uscire, si possa smettere di averle. E penso che questa sarebbe la speranza di qualsiasi persona che ha ricevuto una diagnosi di questo tipo, ma non è così semplice. Non è vero che le persone con disturbo borderline sono manipolative.
Non è vero che le persone con disturbo borderline sono alla ricerca di attenzione. È tutto molto più complesso di così. Considerato quanto comune è il disturbo borderline di personalità, qualcosa che darebbe davvero un grosso segnale sarebbe che delle personalità pubbliche decidessero di condividere apertamente le loro diagnosi. Perché siamo arrivati al punto in cui la cosa che veramente la gente vuole e soprattutto la cosa della quale la gente ha bisogno è autenticità. Quindi il fatto che delle persone note, con grossi seguiti, con cariche istituzionali, decidano finalmente di metterci la faccia e di mostrarsi per una volta come esseri umani sarebbe di enorme, enorme aiuto per chi ogni giorno combatte con una condizione come questa.